Non si offenderà Rino Gaetano se cominciamo assolutamente a no segarlo, perché purtroppo tra i tanti pulsanti me ne sono perso qualcuno, ero convinto di aver fatto partire la puntata, ma Luca sbracciandosi, perché nel timore che i microfoni fossero aperti, mi ha fatto capire che qualcosa me l'ho perso. Non in effetti vero, qualcosa me l'ho perso. Abbiamo recuperato, sono le 7:10, puntata 64, Radio Perbacco, Dario Pepe e Luca Giovannucci. Buonasera ragazzi. Ci siamo, eccoci qui, abbiamo sempre i nostri super quattro ospiti in attesa, e visto e considerato che appunto siamo andati un po' lunghi, ascoltiamo brevemente Radio Rino Gaetano qua sotto. Nel frattempo chiedo a Luca, visto che non ha avuto niente da fare in questi giorni, sei stato impegnato con una celebrità, possiamo dirlo, anzi è la celebrità che è stata impegnato con te, nella sua scuola, possiamo nella sua dire scuola, così, lui non si è fatto vedere, egli no, era impegnato in altre cose, però hai partecipato ad un evento sotto la sua, come dire, nella scuola di Ti Aggiusto il Ristorante di Antonino Cannavacciuolo. È stata un'altra grande esperienza con gli amici di Roma. Perché questa dopo volta aver fatto a Milano oggi a Roma. Quindi prossima puntata a Palermo, Napoli, no, prossima Bari. Puntata si torna il prossimo mese, dove ci sarà proprio Antonino, sempre a Milano, dove ci saranno i due gruppi, e poi completeremo il tour sempre a Milano con tutti quanti i gruppi. Ma tu hai detto che a Roma lui nonostante non sia piccolo non si è fatto vedere. No era impegnato in altre cose. Ti ha detto Luca, ti ha dato le chiavi, ha detto Luca pensaci tu. No, beh, soprattutto c'era anche l'organizzazione di tutto l'evento, è stata come sempre una cosa veramente molto bella. È stato come è stato pronto a rifarla in altre modalità. E quindi vuol dire che ti sei divertito, e quindi vuol dire che hai avuto un buon successo di pubblico, perché altrimenti non riparticiperesti. Becca che coniugazione, mi sono disarticolato la mandibola, ma ce l'ho fatta. Oggi parliamo? Cioè, è una radio, certo, non si potrebbe fare altrimenti. Oggi parliamo di, mi ero dimenticato la particella. Oggi parliamo di un'applicazione che abbiamo scovato in settimana, che è una specie di centro di controllo per gli appassionati di vino. Un'applicazione per iOS e per Android che si installa, e non dico che fa tutto lei, perché la cosa più divertente è bere il vino, quindi ci mancherebbe pure che l'applicazione si bevesse il nostro vino. Invece no, è una specie di centro di controllo. Ne parliamo poi con uno dei realizzatori, uno degli sviluppatori di questa applicazione. Benissimo. A seguire, Luca, avremo il piacere di ascoltare un amico storico dell'associazione Perbacco. Ah sì? Eh sì, e tu sai quasi io non chi sono è io qua non neanche dove che abbiamo, come dire, che abbiamo ci ha ospitato per tantissimi anni, e stasera invece porta la sua esperienza, perché ha aperto un nuovo locale e ci spiegherà un po' chi ha dovuto come ha funzionato l'apertura. E dopo lo sentiamo. No, dai, dimmi chi è. Era preoccupato, perché intanto è stato carino, perché l'ho chiamato un po' all'ultimo, perché un altro ospite ha avuto un accavallamento di programmi, e gli ho fatto vedere che il contratto con Radio Perbacco prevedeva una penale di 1.000 euro. Ah, ok. E allora gli ho detto: guarda, facciamo così, o ci dai 1.000 euro come prevede la penale, o ci mandi una bottiglia di vino. E lui ci ha mandato almeno due bottiglie, almeno no? Due bottiglie. Le arriveranno in testa, però. Ma come no? Una per me e una per te. Meno qua dietro. Poi abbiamo il piacere di avere l'enologo di una cantina che è la prima cantina premiata con una certificazione tedesca, una cosa molto particolare. Infatti, addirittura. Sì, una certificazione relativa alla sostenibilità delle cantine. Parliamo spesso di quanto sia importante stare attenti all'ambiente. Questa cantina è stata la prima in Italia a ricevere questo tipo di certificazione. Beh, questa è una cosa molto bella, molto, soprattutto molto interessante. Attenzione, Dario. Chiudiamo poi con il nostro chef di riguardo, il nostro mito assoluto, sperando che abbia voce, perché di solito fa sempre lezione tutto il giorno, tutto il giorno. E non si risparmia, e interviene anche qui su Radio Perbacco. Luca Zara starà con noi e Luca ci racconterà Zara cose interessanti sul nostro frigorifero, credo, almeno sul nostro. Mio e il tuo o sul nostro? Sul mio credo che deve far veramente poco. Potrebbe riuscire anche a raccontare qualcosa sul tuo. Sì, ha parlato di mystery box casalinga, una definizione che mi è piaciuta molto, e stasera vediamo un po', svela un po' cosa fare con la mystery box che tutti abbiamo a casa. Abbiamo quasi recuperato, io lascerei la parola a Claudia, e nella sua playlist oggi è stata particolarmente originale. Ah sì? Perché è su Sanremo. No! Hai capito? Quando me l'ha detto, io avrei pensato ad una selezione dei brani di Sanremo. Dico, guarda, e invece, eh?
credo che nella selezione che ha scelto manchi solo una. Ho letto un meme che gira su Facebook. Le tre mummie erano presenti a Sanremo, ha vinto giustamente un egiziano, così è riuscito a gestire il tutto. Bella questa, questa, no? Bella. Questa l'hai scopata, l'hai no, scopata no, su. Magari l'avessi scovata su internet. No, l'hai sì, l'hai detta tu? No, l'ho letta. Ah, non okay. È mia, perché non vorrei andare da qualche parte dove la luce batte poco, il sole batte poco. Solo se doveva andare poi così, che vuoi dare tutto, resti lì. Ed io ci credevo, sì. Ci vuole soltanto una vita per essere un attimo, perché ci credevi, sì. Ti aspetti tutta una vita per essere un attimo. E torniamo precipitosamente in onda a Radio Roma o per Bacco. Radio Roma o per Bacco, mi piace Radio Roma o per Bacco. E qualche giorno fa, futuro, ovviamente. Qualche giorno fa, a Luca dico: Luca, guarda, c'è stata un'altra applicazione, è uscita un'altra applicazione. E Luca mi fa: vabbè, ma non è la prima che mi indichi, perché mi indichi pure questa? E io, infatti, te lo volevo chiedere, però invece tu mi hai detto: non lo devi chiedere a me.
lo devi chiedere a chi l'ho fatta, a Cristian Battistoni, che ha ideato l'applicazione che si chiama Glu Glu Vine. Buonasera Cristian. Ciao Cristian. Ciao, buonasera Dario, buonasera Luca e buonasera a tutti. Allora, devo puntualizzare, io l'applicazione non l'ho ideata, però ci lavoro con tanto entusiasmo, mi piace tantissimo, e l'applicazione è stata ideata da un altro appassionato di vino, un sommelier, che ha voluto investire, ha creato una bella cosa, credo, se poi ha creato un'applicazione un po' innovativa nel settore. Vabbè, cambia poco, poi... perché Luca avrebbe detto: allora Cristian, perché la devo installare questa applicazione? Beh, la dovresti installare perché... Scusami Cristian, la cosa bella, perdonami, la cosa bella è che tu parli per me, che io non dico nulla. mi vergogno a chiederglielo io. Ma cioè, sei proprio idiota, guarda. Prego Cristian, ci mancherebbe. Guarda, installarla innanzitutto non ti costa nulla perché è gratuita. Secondo, la dovresti installare perché, essendo te un appassionato di vino, grazie a Gruculone, a parte che ho un logo molto carino, anche il nome è veramente carino, no? Ti viene un po' voglia di deglutire un goccio di vino, glu 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 glu, è anche dolce. Poi all'interno dell'app diciamo che puoi trovare molte, molte cose, diverse funzioni, e diverse ne arriveranno, ma comunque quelle che già ci sono, dal trovare eventi e promuoverli, oppure a cercare il vino preferito e inserirlo, oppure se lo trovi recensirlo, al giocare con i quiz, ci sono tantissimi quiz sul vino divisi per regione, nazione, per tipologia di vino. Diciamo che è un'app che comunque è un po' onnicomprensiva di tutto e ti tiene impegnato, soprattutto poi se sei un sommelier, vuoi organizzare un evento, lo puoi organizzare proprio tramite l'app ti permette di organizzarlo, di trovare nuovi partecipanti, c'è la possibilità di compilare la scheda per tutti i partecipanti dei vini degustati, diciamo che rende anche la degustazione ancora più partecipativa di quello che è normalmente, insomma. Quindi è veramente carina, veramente innovativa. La sto guardando in questo momento sul smartphone di Dario, perché io non sono riuscito ancora a scaricarla, ma perché ho un problema io. Non, la volevo scaricare adesso, ma non ci riesco in questo momento, ma è un problema mio. Comunque molto molto carina. Poi il fatto di poter creare l'evento è veramente simpatica come cosa. Sì, quello un po' per permettere a tutti, ma anche a chi organizza un evento a casa, di volerlo promuovere, cioè una cosa innovativa, diciamo, rendere sociale un qualcosa, un settore che poi comunque lo sta diventando sempre di più, ma che negli anni precedenti era un po' considerato un po' un settore da snob, se ci pensate un attimino, era un po' considerato il settore soltanto per i sommelier, per chi conoscesse il vino, mentre magari adesso si allarga un po' a tutti e tutti partono magari da una semplice app che è giocosa, inizi a conoscere il vino, poi di lì fai corsi, ti specializzi, fai un corso da sommelier, diventi professionista e tutto, e si crea, cioè, diciamo, una bella collaborazione, una bella condivisione tra utenti e tra appassionati di vino. Poi, come vi ho detto, ci saranno arriveranno altre cose che spero saranno più interessanti, anche molto molto serie, dal un sistema anticontraffazione che stiamo cercando di sviluppare per garantire, poi questo voi lo sapete meglio di me, che comunque il settore del vino ha dei grossi problemi relativi alla contraffazione, adesso grazie anche sia alla nostra app in futuro, ma anche grazie al lavoro delle forze dell'ordine, ci sta cercando di porre rimedio. Noi più che altro lavoriamo per i consumatori, il consumatore può scannerizzare capire se praticamente quella bottiglia di vino è la bottiglia originale che stava cercando o una bottiglia invece contraffatta. Cristian, volevo farti una domanda. Allora, tu hai detto che ci lavori per questa app, giusto? Ecco, la mia curiosità è questa: da quanto tempo, cioè quanto tempo si è messo per creare questa app? Beh, per creare un'app così, ci vuole parecchio perché richiede un lavoro di codici, oltre